per chiarire due aspetti, no, uno poi con collega Pace, perché poi le furbate non piacciono a nessuno, neanche a lui, ma manco a me. Proprio con me certi ragionamenti non li puoi fare, perché io personalmente non ritengo che la soluzione alla disoccupazione in Basilicata sia offerta soltanto dagli enti pubblici, sia offerta, ma anche loro possono essere una possibilità di soluzione al problema dei disoccupati lucani. Non ho detto mai il contrario, che evidentemente gli enti pubblici possono agire da ammortizzatori sociali. Per ricordargli i dati, così ne accontezza, così si rende conto anche della gravità di quello che succede in Basilicata: 200.000 i giovani laureati che hanno lasciato il sud Italia per trovare casa e lavoro al nord. La Basilicata è la regione meridionale con il tasso di immigrazione più alto, 83%, seguita dalla Calabria 53%, Sicilia 43%, Campania 23%. Come vedi, il dato lucano è molto più alto rispetto a chi sta, diciamo, meno peggio, non è che stanno meglio, meno peggio di noi. Il dato emerge, così sa anche la fonte, il dato emerge dallo studio effettuato dalla rivista economica del Mezzogiorno, edita dallo Svimez, che non penso che siano gli ultimi della classe, questi dello Svimez, secondo cui c'è decennio il 2003. Voglio dire, allora, partendo dal presupposto che il dato dell'83% è un dato vero ed è una situazione molto più grave rispetto alle altre regioni del sud, significa, traduciamolo, perché molte volte parlare in percentuale, collega Pace, la gente gli sfugge l'importanza. Su 100 ragazzi, collega Pace, 83 vanno via. Traduciamolo in questi tempi: 83 giovani su 100 vanno via dalla Basilicata, significa che ne rimangono 17. Io penso che già soltanto a sentire questo numero mi dovrebbe venire l'ansia da prestazione per uno che fa politica e che persone che hanno il potere di decidere cosa fare. Allora, voglio dire, non proviamo a strumentalizzare le parole che si dicono. Io personalmente ho sempre detto che in primis chi crea il lavoro è l'impresa. E se dobbiamo parlare di questo, evidentemente anche in questo caso le politiche regionali non hanno funzionato in questi anni, perché se il dato è così grave, significa che ci sono state politiche regionali di sviluppo verso le imprese, e concludo immediatamente, Presidente, che non hanno funzionato, perché se l'impresa non riesce a produrre lavoro, i giovani vanno via, l'83%, se gli enti pubblici non vanno i concorsi, i giovani vanno via, l'83%. Allora meditiamo su questo, e meditiamo che quando 83 giovani su 100, 8.300 giovani su 10.000, voglio dire 830 su 1.000 vanno via, significa che questo fenomeno colpisce tutte le famiglie, tutte, tranne forse qualche fortunato.